protettore, il liberatore d'Oriente, il triumviro di Roma, Marco Antonio. E beh, hai detto che mi avrebbe ricevuto con gli onori dovuti alla mia dignità? Che Cleopatra mi aspettava a braccia aperte e invece non c'è sta nessuno, eh? Non capisco. Tu non capisci mai niente. Chi crede di essere questa Cleopatra? Adesso le faccio vedere io chi è Marco Antonio. Pretoriani! Antonio, calmati, calmati. Per l'Oriente la regina è una dea, potresti provocare una sommossa. Che si sommuovano, pretoriani! Perquisiti il palazzo da cima a fondo, scovate Cleopatra e trascinatela qui, viva o morta, ai miei piedi. Divino Antonio, nobilissimo tra gli uomini, ti scongiuro, placa le tue ire. La regina Cleopatra è ai tuoi piedi. E tu saresti la regina Cleopatra? Dico, non facciamo scherzi, ragazzo. È vero che Cesare aveva dei gusti un po' strani, dico, ma non è il caso. Io sono Apollo d'Oro della maestà della regina, umile consigliere. Ah, sì? Tu sei l'umile consigliere della regina? Ebbene, vai da lei e consigliere di venire subito qua, altrimenti... Che c'è? Hai spento la luce? Io no. Chi è stato? No. E che succede adesso? Deve essere lei la regina. Io vedo un'ostrica. Di, non faranno mica il carnevale di Viareggio, no? Nobile Antonio, la signora dell'Alto e Basso Egitto, la figlia del Sole e della Luna, ti saluta. Sii il benvenuto. Perché non ti avvicini? Tu sei soltanto l'Egitto! O sedicente figlia del sole e della luna. Ed io che rappresento Roma, e quindi il mondo, dovrei muovere verso di te. Sappio, Cleopatra, che già molto ti ho concesso a trasportare fin qui il peso della mia gloria, della mia potenza. Perdona la tua umile schiava, Antonio. Io pensavo soltanto che anche la grande Roma e il mondo sarebbero stati più comodi seduti che in piedi, e che gloria e potenza possono rifulgere benissimo anche su un sofà. Come brilla meglio una gemma quando è posta in un cofanetto prezioso piuttosto che lasciata per terra. Come parla bene. Cleopatra, ascolta! Roma, in piedi, seduta, o in qualsiasi posizione le piaccia stare, ti accusa! Io, Marco Antonio, appunto in nome della grande Roma, sono venuto per contestarti e ti contesto! Oh, ammazzala quanto è buona questa! E che gli contestano?